Si è svolta presso l'Accademia Favini, quartier generale del settore giovanile nerazzurro al centro Bortolotti di Zingonia, la cerimonia di consegna del premio Brembo 2021-2022. Giunto alla sua quarta edizione, è un progetto ideato con Brembo, top sponsor del settore giovanile, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva, ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali dei giovani che si formano nell'Atalanta. Anche quest'anno i riconoscimenti sono andati ai ragazzi e alle ragazze più meritevoli dalla primavera all'under 15, secondo un criterio di scelta che ha tenuto in considerazione non solo l'aspetto strettamente sportivo, ma anche e soprattutto i risultati scolastici ed il comportamento. E quindi sono stati consegnati i premi Brembo 2021-2022 in campo maschile a Davide Martinelli under 15, Andrea Bonanomi under 16. Per quel che riguarda gli under 17 è stato riconosciuto Nicola Noventa. Negli under 18 Samuele Bertini. Per quel che riguarda la categoria primavera, Andrea Ceresoli. In campo femminile, nelle under 15 riconoscimento a Susanna Pellegrino, mentre nelle under 17 a Micaela Galbusera. Un riconoscimento speciale è andato per l'impegno ed il comportamento a Gabriel Bugli, under 15, Davide Agliardi, under 18 e Jacopo Sassi, primavera. Grande soddisfazione anche per noi ritrovarsi dopo un biennio molto particolare per il nostro territorio e grande orgoglio perché i ragazzi premiati hanno dimostrato di saper coniugare attività sportiva e attività scolastica con grandi risultati sia nell'uno che nell'altro campo, quindi finalizzarsi perfettamente all'obiettivo di questo premio. Perché va bene il calcio, bisogna essere sportivi, bisogna crescere sul campo, ma bisogna crescere anche a livello umano, a livello personale, insomma bisogna formare uomini e donne. Indubbiamente il completamento di una formazione non può essere solo l'uno o solo l'altro, ma l'abbinata delle due cose crea persone davvero speciali. Oggi i ragazzi l'hanno dimostrato, ragazzi e ragazze, quindi anche con molto piacere, visto che ci sono delle ragazze che riescono con una buona organizzazione, grande sacrificio e veramente un supporto anche delle rispettive famiglie ad essere sul campo, a scuola e con grande valore di tutto questo messo insieme. Effettivamente oggi è un momento che sintetizza un po' tutto il nostro lavoro, che è fatto di campo, che è fatto di attenzioni a quelli che sono gli aspetti educativi, a quelli che sono secondo noi i valori che questi ragazzi devono assorbire da un ambiente che li sta seguendo e li sta aiutando a crescere. Credo che Atalanta, assieme a Brembo, abbia costruito un bel esempio di sinergia educativa e questo ci permette di essere anche in maniera magari un po' da protagonisti degli esempi e siamo orgogliosi di esserlo perché questo deve essere un motivo molto importante per caratterizzare il calcio, per caratterizzare la scuola e per far capire ai ragazzi che il mondo attraverso l'impegno e il sacrificio può aprire qualsiasi orizzonte. È naturale che questo richiede a un certo punto il loro intervento. Noi siamo degli ottimi accompagnatori, li aiuteremo fino in fondo, ma oggi abbiamo l'esempio che questo nostro modo di interpretare l'aiuto e la crescita è stato raccolto. Speriamo che questo premio, questa occasione resti nel tempo, resti un modello per cui Atalanta e Brembo possano andare orgogliosi.